Attorno alla stella di Beniamino, alla figura di Beniamino, è come se ci fosse una sorta di costellazione che ha aiutato questa stella a illuminare e a brillare ancora di più attraverso lo stesso calore, la stessa luce che gli hanno date le persone che erano appunto con lui. Il nome del popolo italiano, assolve un trucchetto senza un attimo. Per noi è stata una vittoria di mondiale. Come una vittoria dei mondiali. Ed ecco i caroselli e i fuochi d'artificio che con paesani di Beniamino Zuncheddu, 2700 gli abitanti di Burcei, in provincia di Cagliari, hanno fatto un mese fa, quando è stato messo in libertà con sospensione della pena dopo 33 anni di carcere in attesa della sentenza del processo di revisione. A Burcei lo sappiamo tutti, dalla prima ora che Beniamino non aveva le caratteristiche dell'assassino. Sono andati anche a trovarlo al bar di Cagliari dove aveva lavorato durante la detenzione. Portaci due caffè! E poi in gruppo a Roma con l'aereo per seguire le udienze fino all'ultima di venerdì scorso. Tutti in paese hanno sempre creduto nell'innocenza di Beniamino e per sostenerlo è partito anche chi non aveva mai volato. Proprio per far compagnia a Beniamino ho lasciato da parte la paura di volare e sono andato da lui. Ci sono stata alla prima udienza, alla seconda e all'ultima. Ero lì, non volevo perdermi quei momenti, ed è stato bellissimo. La cosa meravigliosa sta nel fatto che anche i bambini conoscono la storia di Beniamino, anche magari quelli che sono nati 5-6 anni fa. Lui non è stato colpevole. E oggi l'hanno liberato. Loro l'hanno vista proprio come una favola, con il lieto fine, perché si è conclusa per il meglio. Neanche a farla apposta, appunto, la sede dell'associazione è di fronte a casa di Beniamino. E loro lo vedevano ogni tanto sul balcone di casa sua e non gli sembrava vero.